La Banca Montepruno, sempre attenta al territorio, prosegue il suo percorso di continuità ed oggi, per venire incontro alla numerosa clientela, apre una nuova filiale qui a Padula Scalo. Si è appena tenuto infatti il taglio del nastro alla presenza di moltissime autorità civili e militari, ovviamente il direttore Michele Albanese e la presidente Anna Miscia ed il sindaco di Padula Paolo Imparato. Noi crediamo in questo territorio, abbiamo sempre tenuto e ancora una volta con l'apertura di questa banca, di questa filiale, dimostriamo sempre di più di tenerci. Questa va a chiudere un cerchio che è quello del Vallo di Diano, ormai con la quarta filiale dopo Sant'Arsene, dopo Teggiano, dopo Sala Consilina, completiamo questo ciclo. È importante perché va a chiudere, come dicevi, e va ad assistere già la numerosa clientela che abbiamo non solo su Padula ma su Montesano e sui paesi limitrofi. È importantissimo perché oltretutto ancora una volta la nostra banca va ad assumere un ruolo predominante sul territorio, su questa zona che credo abbia bisogno di un istituto elastico come le banche di credito cooperativo in generale, non solo la nostra, che non sono mai troppe, quindi di conseguenza va ad assistere una parte di clientela che altri rifiutano, che buttano via e che noi assistiamo. Continueremo sulla nostra scia, continueremo a fare banca nel modo che abbiamo sempre fatto, credendo nei valori, credendo nella presenza di questi amici che ritengono che la Banca Montepruno sia una banca che possa essere utile in tutte le circostanze. Questo è soltanto il punto finale di scelte che risalgono già al passato. Noi operiamo con tanta clientela, abbiamo avviato da tempo sul territorio tante iniziative e quindi si trattava soltanto di focalizzare alla fine l'apertura di una filiale. Ci abbiamo pensato un po' e poi abbiamo deciso di venire, anche perché, ripeto, oltre all'interesse che abbiamo sempre avuto per Padula, rappresenta un punto di continuità. Noi ci troviamo con la filiale a Sant'Antonio, quindi inizio Sala, adesso con la filiale di Padula che copre quest'altra parte del territorio e per il futuro si vedrà. Io devo ringraziare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale che hanno scelto Padula per l'apertura di questa nuova filiale. Da domani Padula avrà sul proprio territorio ben tre istituti di credito, quindi questo sta a significare che c'è una condivisione e soprattutto ci sono gli stimoli giusti per una crescita economica. Naturalmente la filiale non è che è circoscritta a Padula, ma è circoscritta un poco a tutto il territorio a sud del Vallo di Diano. Tra l'altro, questo non lo scopro io, ma lo dicono i risultati, la Montepruno praticamente già in passato ha operato con una certa lungimiranza e quindi io spero che continui a lavorare sempre in questa ottica anche per il futuro. Beh, un bel momento di crescita, perché quando una realtà come la Montepruno, che ormai è una realtà significativa del territorio, va dato merito atto al direttore Michele Albanese ma a tutta la squadra, perché proprio ha investito e puntato sul territorio e su tanti giovani di grande grande talento, e questo è importante perché quando si apre un nuovo presidio, il territorio è più ricco, soprattutto anche più ricco da un punto di vista anche economico. È una grande sfida quella di Padula, ma quella che la Montepruno oggi ha messo in gamba a Padula, ma soprattutto è una sfida di coraggio, ma io sono certo che è una sfida che sarà vinta come tante altre sfide già vinte. Quindi complimenti, auguri, ed oggi devo dire il Vallo di Diano si arricchisce di un punto di riferimento particolarmente importante e significativo. È una banca che appunto insomma ha sposato la causa della crescita del nostro territorio e il nostro territorio ha saputo restituire, quindi è anche questa l'occasione per, se vogliamo, evidenziare un aspetto positivo che si è verificato con la presenza della Montepruno, perché in genere noi siamo soliti insomma lamentarci e parlare solo degli aspetti negativi. Questo credo sia sicuramente una grande conquista per il Vallo di Diano, che reciprocamente insomma ha portato e ha dato dei grandi risultati che oggi appunto insomma celebriamo anche con questa ulteriore apertura di una filiale nel Vallo di Diano, poi in particolar modo
a Padula. Padula è diciamo una delle città importanti del nostro territorio per la presenza di monumenti importanti che ha, e sicuramente luogo dove appunto arrivano tanti turisti, arriva tanta gente, e avere qui una filiale della Montepruno significa far conoscere la Montepruno al mondo.